Dove lo specchio nello specchio di Michel Ende vede una serie di racconti raccordati da un sottile filo, così le foto degli studi raccontano analiticamente la creatività che è racchiusa in ogni artista. È un racconto surreale e a tratti allucinato, che vede il proprio luogo di lavoro divenire l'opera d'arte. Il processo che ne deriva mette in luce un aspetto autobiografico, a volte inconscio, che rivela forse più di ciò che l'artista avrebbe voluto dire di sé. Immagine di un'opera non compiuta che restituisce un autoritratto inedito, organizzato nel proprio disordine e racconta non solo la creatività, ma anche il proprio ambiente e il proprio vissuto. Nulla resta degli immensi studi d'artista del secolo scorso. Immagine del nostro tempo, questi luoghi ritagliati nella vita di ciascuno riecheggiano il ritmo frenetico della vita di oggi, che chiede di comprimere nei propri ritagli di tempo e di spazio la grandezza della propria creatività.